Edizione autunnale qua di Linea Pelle presso gli stand e i padiglioni della Fiera di Bologna. Un'edizione molto importante, addirittura 1160 sono gli espositori, più 3%, quindi una grande organizzazione, ma andiamo a vedere cosa si presenta tutto il comparto conciario e non solo. Salvatore Mercogliani, l'amministratore delegato di Linea Pelle, ma è anche il direttore generale dell'Unice. Innanzitutto benvenuto qua a casa sua, nei suoi studi, ovvero questo spazio televisivo su Sky. Bene, grazie, benvenuti a voi nella nostra casa, che è la casa dei conciatori italiani e mondiali. E proprio dai numeri volevo partire, direttore. Questa edizione di ottobre 2013, appunto, un record di partecipazione, 1160 espositori, più 3%, ma addirittura anche una superficie di 41.601 metri quadri, più 2%. Nonostante la crisi, questo è un settore che tiene e tiene in su l'Italia, lo possiamo dire? Sì, è un settore che è tenuto su proprio dall'Italia, dai conciatori italiani, e il record di espositori da un lato conferma che la pelle ha un sentimento generalmente positivo, soprattutto nei mercati più evoluti, ma dall'altro è l'ennesima prova che i conciatori italiani attirano i concorrenti, i quali ovviamente pensano, sperano di ottenere vantaggi commerciali stando a fianco della conceria italiana. E perché qui c'è proprio l'eccellenza del settore moda, lo possiamo dire a voce alta, a livello mondiale, ma però ci sono anche tante problematiche, tra cui la congiuntura chiaramente economica, direttore, ma soprattutto questo problema dei prezzi delle pelli grezze. Qui abbiamo dei dati secondo me da dover leggere, ovvero i vitelli hanno avuto un aumento del 30%, il vitellame d'Italia intermedia più 23%, le vacche tori più 20%. Questi costi che si sommano con le varie problematiche, e i conciatori vanno avanti e sono leader mondiali. Sì, questi costi sono effettivamente esagerati. Incrementi a due cifre in sei mesi sono troppo, ed è evidente da parte nostra almeno che ci siano dei fenomeni fuorvianti se non speculativi. Certamente ci sono dati obiettivi tipo il calo delle macellazioni, conseguente anche al calo dell'alimentazione di carne in Europa, e molti dicono causa crisi. Però oltre a questo calo della offerta c'è un incremento della domanda che vede i cinesi ancora una volta protagonisti. È noto il fenomeno dell'accaparramento delle materie prime da parte dei cinesi, ma oggi trova un nuovo attore che è quello francese, e cioè, mi spiego, le griffe francesi hanno acquisito 3-4 concerie francesi che vivevano una vita grama, le hanno acquisite, e in questo modo hanno pensato di acquisire anche stock di materia prima grezza, per cui muniti di una potenzialità finanziaria enorme, persino eccessiva, possono andare dai macellatori francesi e a qualsiasi prezzo ritirare, bloccare le pelli grezze, proprio quelle pelli grezze che la conceria italiana, e in particolare la conceria toscana, ha sempre comprato e di cui ha bisogno in quanto di qualità superiore. Parlo dei vitelli, per fare un esempio. Ecco, questo è un problema che noi speriamo finisca, ma c'è un comportamento anomalo sul mercato, dove ognuno dovrebbe ricordare che è meglio fare il proprio mestiere anziché invadere il campo altrui. Quindi un investimento finanziario che però purtroppo danneggia il settore.
questo lo possiamo dire, direttore? Sì, lo danneggia, perché poi questi incrementi noi ce li dobbiamo tenere in fabbrica, i clienti non li accettano, perché sono già anche loro, onestamente devo dire, arrivati al limite. Il consumatore del mondo occidentale, in una crisi abbastanza profonda, è sempre meno disposto a comprare, quindi i prezzi maggiorati non li accetta. Il nostro cliente, che poi è il brand o il grande produttore di manufatti, trova impossibile aumentare il prezzo, e a questo punto la conceria si deve sobbarcare i maggiori costi. Questa edizione, dottor Mercogliano, è iniziata anche con la presentazione del secondo rapporto socioambientale congiunto tra l'UNICE e le varie categorie, diciamo, dei lavoratori. Un grande successo, perché io ero presente in tutte e due, perché la prima, se non sbaglio, è stata a Santa Croce, oggi proprio invece qui a Bologna. Cosa ci può dire di questo rapporto? È un rapporto che attesta il collegamento costruttivo che il sindacato ha deciso di stabilire con noi da un po' di anni. È la seconda volta che noi presentiamo lo stato dell'arte, cioè lo stato dell'impatto ambientale e lo stato dei rapporti sociali della Conceria Italiana con i tre sindacati. Ed è un documento innanzitutto unico nel mondo conciario mondiale, e per di più eccezionale, perché all'interno abbiamo inserito un codice etico, anch'esso unico al mondo, un codice etico fissato dalla nostra associazione a nome di tutti i conciatori italiani, al quale i sindacati italiani hanno apposto la propria firma. Quindi noi possiamo vantare una eticità, un impatto ambientale, un rapporto sociale, un rapporto con i lavoratori unici. Quindi, in poche parole, con questo rapporto congiunto noi attestiamo, grazie alla conferma e alla verifica delle forze sindacali, una sostenibilità completa a 360 gradi che nessun altro settore conciario al mondo può fare. E possiamo appunto dire che anche questa vostra intesa con i vari sindacati, le tre sigle dei sindacati italiani, ha portato anche al rinnovo anticipato del contratto nazionale, perché il 18 luglio scorso avete firmato il nuovo contratto nazionale per quanto riguarda tutti gli operatori e i lavoratori del settore conciario. Sì, conferma questa armonia di intese tra loro e noi. Io ricordo all'inizio, tanti anni fa, quanto era barricadiero il sindacato, quanto erano difficili i rapporti, ma fortunatamente la nostra controparte ha dimostrato una capacità di comprensione del settore e soprattutto di stima degli sforzi fatti dagli imprenditori conciari, che sono piccoli e medi imprenditori e che vivono non solo per la fabbrica, ma vivono anche per l'occupazione. È impossibile che un conciatore vada a dormire sereno se si trova nella difficoltà di mantenere un posto di lavoro o in una congiuntura economica che potrebbe mettere a rischio l'occupazione. Quindi questo rapporto tra conciatore e lavoratori, sempre familiare, si è ripercosso sulle rappresentanze nazionali. E noi quindi, devo dire, da un po' di anni troviamo una controparte perfettamente sensibile e perfettamente allineata a questo clima. In questa edizione, direttore, c'è anche una, credo, un'importante novità, questa VIP Hospitality Lounge, ovvero proprio nel blocco direzionale della Fiera di Bologna, curato proprio dalla direzione di Linea Pelle. Sì, noi abbiamo introdotto questa VIP Lounge in anteprima, quella mostra di nicchia che teniamo a Milano, dedicata ai ricercatori stilistici, quindi era idonea, era adatta ad un pubblico molto ristretto, molto selezionato. Abbiamo provato ad allargare questa VIP Lounge a Linea Pelle, dove, come sapete, arrivano 18.000-20.000 visitatori ogni volta, e abbiamo soprattutto invitato i visitatori dei paesi nuovi, dei paesi emergenti, alla VIP Lounge. Sta riscuotendo successo e quindi è un ulteriore
strumento da parte nostra di promozione e di miglioramento della ospitalità che l'Inapelle dà a tutto il mondo, a tutto il mondo della pelle, a tutto il mondo dei manufatti in pelle. Allora, Salvatore Mercogliano, ricordiamo, amministratore delegato di l'Inapelle, ma anche direttore generale dell'Unice, un contributo a tutti i nostri telespettatori di Sky per quanto riguarda il settore conciario, direttore. Beh, ringrazio a nome delle concerie la stima, l'amicizia sicuramente che attraverso questa televisione i telespettatori hanno verso la pelle, e soprattutto prometto a nome dei conciatori una bellezza delle pelli sempre migliori e un rapporto con le popolazioni e con l'ambiente sempre più perfetto. Massimo Baldini, il fondatore del gruppo Biochimica, un gruppo molto importante per quanto riguarda i prodotti chimici, soprattutto Massimo, una grande ospitalità qui a Linapelle, questo lo possiamo dire a voce alta. Ma penso con piacere lo facciamo, e come sempre siamo qui a disposizione di tutti i nostri clienti, siamo un'azienda di servizio alla fine e abbiamo bisogno di essere così. Da tutto il mondo presenti nel tuo stand, abbiamo le immagini che tanto stanno scorrendo, quindi il gruppo Biochimica è proprio a livello internazionale. Diciamo che noi vogliamo bene all'Italia perché è quello che alla fine ci fa vivere, ci fa star bene, fa emergere l'azienda come una delle aziende più importanti nel nostro settore. Poi siamo interessati anche al discorso dell'estero, principalmente per seguire i nostri clienti che si rivolgano anche altrove per fare iniziative nuove. Siamo contenti, siamo, come hai detto prima, siamo abbastanza ospitali perché ci fa piacere. Le istituzioni locali del distretto industriale Santa Croce Sollano sono qui presenti. Cosa vi siete detti? Ho visto insomma una grande amicizia e soprattutto grande reciproco rispetto. Diciamo che ci rispettiamo e collaboriamo e andiamo avanti sotto questo punto di vista di iniziative, perché ci ha portato fino ad oggi risultati per entrambi. Il gruppo Biochimica rispetta il REACH. Cos'è, Massimo Baldini, il REACH? Allora, il REACH è una normativa europea dove tutti noi produttori di prodotti chimici dobbiamo aderire. In questo momento ci siamo organizzati, abbiamo aderito fino ad oggi alle nuove normative, e la produzione oggi di biochimica dei suoi prodotti è conforme alle normative del REACH. E il gruppo Biochimica però è sempre vicino anche a tante iniziative, tra cui anche lo sport, e proprio è lo sponsor ufficiale dei Lupi Pallavolo, la storica società di pallavolo di Santa Croce Sullano, quest'anno in B1. Diciamo che nei mesi scorsi abbiamo avuto un contatto di cui abbiamo parlato, di questo modo di confrontarsi in paese di Santa Croce, nella città di Santa Croce, nello sport. E anche nello sport penso che biochimica deve essere
consapevole di essere vicini a queste iniziative e abbiamo deciso di stare vicini. Per concludere, qui sta girando questo bellissimo video proprio alle nostre spalle, Massimo. Tra l'altro la nuova sede è una importante sede con tante iniziative all'interno e questo ne sono proprio testimone oggi io, con la floristeria, proprio una cosa indescrivibile, oltre alla mensa, alla palestra. Diciamo, è un'azienda a servizio dei nostri clienti, come abbiamo detto. La floristeria, se vuoi parlare di floristeria, è il motivo per familiarizzare, per stare all'interno dell'azienda, come lo è la palestra, come lo è la mensa. E viviamo questa azienda come se è una nostra casa. Istituzionale al nostro spazio televisivo, alla mia destra il presidente della Cassa di Risparmio di Saminato, ovvero la Caresmi, il dottor Alessandro Bandini, benvenuto presidente, e soprattutto alla mia sinistra il presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Saminato, Antonio Guicciardini Salini. Buongiorno. Presidente, lei ha girato gli stand qua di tanti conciatori, la Caresmi, Banca del Territorio, quindi non poteva mancare la sua presenza qua a Linea Pelle. Ma senz'altro, fra l'altro abbiamo girato la squadra completa, c'era l'amministratore delegato, il vice direttore generale, i dirigenti, quindi insomma abbiamo fatto una giornata piena ad alto livello. Per noi questa è un'occasione importante di incontrare i nostri clienti e anche diciamo coloro che non sono clienti ma che lo possono diventare. E quindi abbiamo sempre privilegiato questo appuntamento per far vedere anche fisicamente la nostra vicinanza al territorio, alle aziende del territorio e quindi la nostra disponibilità, come del resto è stato testimoniato anche dal bilancio del 2012, a erogare credito e a incrementare gli impieghi che vorrei sottolineare nel 2012 sono aumentati di circa il 7%, quindi insomma un risultato concreto al servizio del territorio, delle aziende e delle famiglie. Presidente, ci può dire in questo momento di crisi economica la vicinanza di un istituto bancario, soprattutto alle attività di produzione? Ma guardi, la Fondazione, ovviamente qui abbiamo il Presidente, in questi anni ha tenuto dritto il timone, a differenza di tante altre fondazioni che hanno ceduto la partecipazione della banca, la Fondazione l'ha mantenuta e direi che questo è un elemento di particolare importanza per il territorio. Infatti, una banca autonoma vuol dire che tutto ciò che raccoglie il territorio lo impiega sul territorio, quindi al servizio delle imprese che qui operano. E appunto la nostra missione è proprio quella di consentire la crescita e lo sviluppo delle aziende, la possibilità di accesso al credito da parte delle famiglie e senz'altro un'azienda territoriale, autonoma e indipendente, dove a pochi chilometri di distanza c'è la direzione generale, l'amministratore delegato, il direttore e tutti i dirigenti, può dialogare meglio con l'imprenditoria del territorio in tempi più rapidi e con una maggiore conoscenza del territorio stesso. Presidente Guicciardini Salini, la sua fondazione appunto eroga tanti finanziamenti in vari campi, ci può dire quali sono queste opportunità? I campi in cui opera la fondazione sono svariati, ma i principali sono arte e cultura, sociale e tutto quello che riguarda anche la parte di istruzione, ma devo dire che la parte principale è arte e cultura, che riguarda il 60% delle erogazioni. Erogazioni che vengono date nel territorio dove opera la banca? Erogazioni che vengono riversate nel territorio dove opera la banca. Ci tengo molto a riaffermare, come ha detto prima il presidente Bandini, che la Fondazione Casa di Risparmio di Saminato è una delle pochissime ormai fondazioni che detengono il pacchetto di maggioranza della banca. E questo perché? Perché noi abbiamo creduto fin dall'inizio che la banca sul territorio sia la cosa più importante su cui possiamo basare la nostra attività. Noi eroghiamo, facciamo ricadere i proventi, i dividendi della banca sul territorio ed è una funzione
ottima, una funzione importante, ma la cosa principale che possiamo dare al territorio è mantenere la banca, la proprietà della banca, e quindi mantenere la testa e il cuore sul territorio. Questa è la funzione principale della fondazione. Ed è principale anche, mi permette, abbiamo fatto questa presentazione la scorsa settimana, voi siete anche soci fondatori della fondazione Centesimus Anno Pro Pontefice, che proprio ospiterete il Gotha della fondazione proprio a Saminiato. Sì, questo è un evento importantissimo ed è un onore per noi della Saminiato ospitare il congresso nazionale della Fondazione Centesimus Anno, una fondazione che è nata per divulgare la dottrina sociale della Chiesa e che raccoglie fondi da destinare personalmente alle opere di carità, personalmente del Papa. E noi siamo veramente onorati che a Saminiato, in fondo un piccolo centro, ospiti l'Assemblea Nazionale con un convegno prestigioso a cui parteciperà delle personalità importanti, fra cui il professor Quadro Curzio e tante altre personalità, tipo il professor Manzeguerra, ci sarà Cardinal Celli, insomma sarà una cosa molto molto importante ed è un onore per la Fondazione ospitare questo evento. Presidente Bandini, la nostra trasmissione si chiama Calcio Toscano, Calcio Giocato. Voi nel calcio siete molto vicini, lo scorso anno con l'esposizione al Viareggio, soprattutto Banca del Territorio, Squadra del Territorio, ovvero nel campo maschile il Tutto Cuoio gioca appunto con la scritta Carismi in Lega Pro Seconda Divisione e addirittura la Scalese, che è arrivata in Serie A e siete anche voi sponsor, è stata presentata tra l'altro la maglia pochi giorni fa in comune. Sì, esatto, questa è un'altra testimonianza di vicinanza al territorio. Ovviamente è impossibile per noi poter sostenere tutti, però abbiamo cercato di sostenere quelli che sono le eccellenze e quindi coloro che attualmente giocano nelle maggiori categorie, quindi Tutto Cuoio per quanto riguarda la squadra maschile e la Scalese per quanto riguarda la squadra femminile. Anche questa appunto è una testimonianza di vicinanza al territorio che ci fa piacere attuare. Se mi consente, vorrei anche spendere due parole proprio per le aziende del nostro territorio, il settore conciario, perché tutti abbiamo spesso l'abitudine di parlare bene della propria azienda o di chi rappresentiamo e non dilungarci troppo sugli altri. Io invece volevo proprio fare un plauso all'imprenditoria del nostro distretto, del cuoio della pelle, quindi il distretto conciario, perché nonostante il periodo di crisi hanno dimostrato di avere la competenza, le capacità, l'inventiva per continuare ad avere successo. Io direi che il distretto conciario è sicuramente uno di quelli che ha retto meglio la crisi, ha reagito, ha cercato di ottenere risultati e oggi qui a Linea Pelli possiamo prenderne atto perché le aziende sono sempre presenti, sono stand pieni e diciamo gli stessi bilanci certificano di un settore direi in buona salute rispetto ad altri che purtroppo sono più in difficoltà. Ovviamente noi oggi abbiamo una presenza in tutta la Toscana, quindi abbiamo assunto una dimensione regionale, ma il territorio storico in cui la cassa è nata ed è vissuta è sempre quello di principale attività della banca, è sempre quello a cui teniamo molto e quello che cerchiamo di sostenere anche in momenti di difficoltà. Quindi anche un plauso a questa imprenditoria che da anni ormai è presente sullo scenario direi mondiale, perché sia per quanto riguarda l'acquisto di grezzo che per la vendita del prodotto finito, ormai gli imprenditori di Santa Croce, di Pontegola, di Ponte Cappiano, quindi che sono abituati a battere tutto il territorio mondiale e questo ovviamente bisogna riconoscere questa loro grande capacità e noi a maggior ragione siamo lieti di essere al loro fianco. Sicuramente l'imprenditoria locale ha dato molto alla banca, ma io ho sempre ritenuto che anche la banca ha dato molto all'imprenditoria locale e vogliamo continuare ad essere presenti e a sostenere nel migliore dei modi. Presidente Guicciardini, la fondazione e il sociale, io credo che proprio in questo momento sia un connubio fondamentale. Sì, siamo consapevoli e tocchiamo con mano quotidianamente le difficoltà che ci sono anche nel nostro territorio, che diciamo è un territorio che ancora tiene come tessuto sociale, ma degli scricchioli, degli avvertimenti cominciamo ad averli. Certo, noi cerchiamo di sostenere e di
surrogare, di entrare un po' in tutto quello che sono le carenze di certe strutture importanti per il sostegno, ad esempio, dei bisognosi. Sosteniamo le mense di carità, ad esempio quella di Pontedera, sosteniamo le famiglie, gli anziani che non hanno reddito, che non hanno assistenza, attraverso la misericordia e alla pubblica assistenza. Sosteniamo tante associazioni che operano nel sociale. Andiamo dalle associazioni delle famiglie di ex drogati fino a sostenere tutto quello che riguarda anche gli attrezzature, i macchinari delle famiglie di handicappati. Cioè, noi operiamo veramente a largo raggio su tutto quello che sono le difficoltà che questo periodo sta acuendo e che noi cerchiamo di affrontare nelle nostre possibilità, naturalmente. Allora, ringraziamo per la loro gradita presenza il presidente della Caresmi, il dottor Alessandro Bandini, e soprattutto il presidente della Fondazione Casa Risparmio di Saminiato, Guicciardini Salini. Alessandro Francioni è il vicepresidente dell'Asso Concettori di Santa Croce sull'Arno. Uno stand molto attivo, il tuo come sempre è pieno. Ma sa, noi facciamo molta proposta. Noi uno stand come questo ci abbiamo detto dalle 7 alle 800 pelli, una diversa dall'altra. Quindi c'è un lavoro dietro, non è indifferente. Naturalmente chi può vedere un po' di ricerca, un po' di proposte, eccetera, in qualche modo dal nostro stand comunque ci passa. Ci passa, perché comunque è un materiale anche particolare, possiamo dire, il tuo pellame. Un materiale particolare, lo shilling è un materiale molto di nicchia e fortunatamente oggi c'è un'applicazione, oltre che sull'abbigliamento, anche sulla calzatura e la pelletteria. Un po' di prospettive di lavoro ce l'abbiamo, anche in momenti di crisi noi comunque siamo soddisfatti. Abbiamo visto e stiamo vedendo le immagini delle tue certificazioni, la questione ambientale al primo posto. Ma la questione ambientale al primo posto non abbiamo finito, ne dobbiamo fare altre, ci abbiamo la qualità, ci abbiamo addirittura anche l'EMAS, la certificazione europea di miglioramento ambientale. Peraltro devo dire che a Santa Croce siamo solo 4 aziende, spingo anche gli altri ad andare avanti su questa strada. Ora faremo anche la certificazione etica, perché il futuro è in questa direzione. E il futuro però arriva dal passato. Qui c'è una citazione di tuo padre, ovvero Ario Francioni, credo molto importante. Ma la citazione credo che per chi è santacrocese rispecchi in pieno quello che è il nostro carattere e il nostro modo di essere. Peraltro è stata per me una grande sorpresa, perché ce l'ha fatta trovare mio figlio, non lo sapevo, e devo dire che il primo giorno che sono venuto, martedì mattina, mi sono anche in parte commosso. Questa serie di interviste nel nostro spazio televisivo qui alla Fiera di Bologna, ovvero Linea Pelle, ottobre 2013, con il presidente nazionale dei conciatori, ovvero Rino Mastrotto. Benvenuto, presidente. Grazie. Allora, una grande edizione questa di Linea Pelle, 1160 gli espositori, più 3%, quindi un grande successo. Certamente. L'Italia è sempre la prima, diciamo. Io non lo so in futuro se riusciamo a stare i primi. Noi faremo di tutto per rimanere i primi nella pelle. Credo che ne avremo ancora per tanti anni, perché finché resta la passione sicuramente avremo la possibilità di creare, di formare, perché credo che la formazione delle persone che lavorano con noi sia la cosa più importante per il futuro. E il futuro è anche questo. L'unice che lei presiede è raggruppa i tre distretti, ovvero Arzignano, Santa Croce sull'Arno e Solofra. Qual è il futuro degli associati conciatori italiani?
Beh, i distretti sono la carta vincente dell'Italia, di linea a pelle, di tutto. Credo che noi dobbiamo trovare sempre la forza, il dialogo per continuare ad andare avanti su questa strada, il dialogo per tenere uniti questi tre distretti, collaborazione, e penso che siamo sulla strada giusta, c'è un buon dialogo e quindi si prosegue. La qualità italiana a livello chiaramente dei Concia, di Pellame, è al top di gamma e questo dobbiamo fare e continuare a farlo. Ah, sicuramente c'è da lavorare sempre su questo. Bisogna stare attenti di non perdere la competitività, perché siamo molto soggetti alla concorrenza, molte volte ci sono delle illusioni, e quindi molto dialogo con i clienti, cercando di spiegare bene che per fare un prodotto di classe, per fare un prodotto di alta qualità, ci vuole la squadra, ci vogliono le persone, e noi le abbiamo. E tra l'altro abbiamo anche, presidente, Rino Mastrotto Group, un nuovo stand presentato in anteprima qua a Linea Pelle, una novità per quanto vi riguarda, ovvero aree tematiche, una disposizione completamente nuova. No, abbiamo cercato di adeguare, diciamo semplificare, adeguare lo stand al futuro, semplificarlo e facendo lavorare le persone in maniera molto più tranquilla, più semplice, dando la possibilità ai visitatori di non entrare in una cattedrale ma entrando dentro in una specializzazione. E con questo concludiamo l'intervento del presidente dell'11 Rino Mastrotto, augurando, presidente, la prossima edizione 11-13 marzo 2014. Bene, grazie, grazie e complimenti a voi. MMG Chimica, ovvero rappresentanze prodotti chimici, non potevi mancare anche a questa edizione di Linea Pelle. Certamente, è un appuntamento da cui non si può mancare, per visitare i nostri clienti e per vedere le soddisfazioni che hanno avuto dagli incontri con diciamo, i loro clienti. Ecco. Quindi... Cosa hai presentato, cosa hai preparato per i tuoi clienti qui in questa edizione? Abbiamo presentato una serie di articoli molto eleganti, molto classici, anche perché, come si vede, la moda va sempre avanti, ma va molto nel classico, senza andare a cercare fasti particolari, quindi diciamo molto classico, per pelletteria, sempre di più rispetto alla calzatura. La moda italiana nasce anche da quanto voi pensate, da cosa voi proponete, poi le concerie lo lavorano ulteriormente e poi viene presentata appunto ai clienti finali, ovvero pellettieri, calzaturieri, arredatori. Certo, cerchiamo di dare il nostro apporto per quello che possiamo come idee e come sviluppo delle idee che ci vengono suggerite dalla conceria per facilitare la nascita dei nuovi articoli. Nonostante questa lunga crisi economica, cosa ci puoi dire? Qual è il tuo pensiero? Come hai visto questo comparto? Ma io sono molto soddisfatto, nonostante la crisi, del momento che stiamo vivendo, perché grazie a uno sforzo e una selezione diciamo, fatta a monte, il lavoro è molto molto buono. Molto buono. Diciamo, non aggiungiamo di più per scaramanzia, molto buono. E al nostro stand televisivo ci è venuto a trovare Piero Ceccanti, ovvero il titolare del SCSRL che attiva nei prodotti chimici, Piero. Certamente, nei prodotti chimici in generale, più che altro nel settore solventi, per il settore del cuoio e della pelle. Spieghiamo un po' anche a chi ci sta guardando cosa sono questi solventi e a cosa servono soprattutto. Ma diciamo che attualmente negli anni 2000 sono stati banditi perché sono... I prodotti che vengono classificati più inquinanti, ma non è così. Sono prodotti che più che altro che servono per la rifinizione della pelle, la diluizione dell'aniline, eccetera. Diciamo, è un prodotto di rifinizione. Un prodotto di rifinizione molto importante nel comparto conciario. Te hai girato già gli stand di questa edizione di ottobre 2013. Come hai trovato i tuoi clienti, che sono tra l'altro i più grandi conciatori? Sì, effettivamente ho trovato un gran numero di clienti, perché noi sinceramente come SC operiamo nel settore e siamo sicuramente, penso, per i solventi, le materie prime, una delle aziende leader.
mi ha fatto molto piacere parlare con clienti e personaggi che vedo magari tutti i giorni, però l'ho visto abbastanza ottimisti e molto attivi. Speriamo che questa fiera ci porti ulteriormente soddisfazioni. E la soddisfazione è anche vedere una grande partecipazione di clienti da tutto il mondo sono venuti qui a Bologna. Sì, ne abbiamo bisogno in questi momenti di tensione, di crisi, di difficoltà, abbiamo bisogno di tutto il mondo, anche perché questo commercio abbia un seguito come lo è sempre stato. Rovini è il titolare della Conceria Meridiana, qualità e soprattutto tanti colori. Sì, abbiamo presentato anche in questa linea pelle molte novità molto interessanti. Una parte sono qui, le potete vedere esposte, in particolar modo abbiamo queste linee di articoli intagliati, insomma fantasie in genere, oltre ai nostri cavalli di battaglia che sono sempre imitazioni animali, cocchi, rettili eccetera, insomma, che sono un po' la nostra produzione principale. Diciamo l'articolistica è molto varia, come al solito, è uno sforzo notevole, però insomma siamo abbastanza ben ripagati, vendiamo un po', diciamo, in tutto il mondo il 70% della nostra produzione, che è quello che ci fa insomma stare sani e vivaci sul mercato, ecco, perché oggi con le problematiche che abbiamo in Italia, se non riusciamo a esportare in massima parte il nostro prodotto, insomma faremmo un po' fatica. I clienti che vengono cosa chiedono, cosa vogliono? Ma il cliente vuole indubbiamente una buona qualità, la qualità italiana e un ottimo servizio, che questo è diventato fondamentale, vuole essere seguito, vuole essere coccolato. Per questo abbiamo potenziato la nostra organizzazione di vendita anche all'estero e abbiamo fatto uno sforzo notevole, ma questo ci sta ripagando alla grande, diciamo. Oltre a quello che ci ha presentato, cosa vogliamo presentare per questo 2014-2015? Abbiamo presentato, diciamo, dei Nabuc molto belli, dei Nabuccati, con un discorso leggermente, chiamiamolo Gore-Tex, anti-acqua. Abbiamo presentato dei coccodrilli abbastanza classici, però un po' rivisitati nel finish, che sembra che stiano dando dei buoni risultati. Infatti le Griff stanno riproponendo un po' il cosiddetto coccodrillo classico, appunto per l'invernale prossimo. Ora una nota dolente, ma credo che sia importante fare anche presente a chi ci sta guardando. I prezzi del pellame grezzo è un grosso problema per voi conciatori. È un discreto problema, anche se in questo momento si sono abbastanza stabilizzati dopo un'impennata notevole dei mesi scorsi. Abbiamo fatto un po' fatica a rispettare, diciamo, gli impegni presi, perché normalmente la clientela vuole un impegno quantomeno di 5-6 mesi sul prezzo, e diciamo comunque in generale hanno capito un po' il momento del mercato al rialzo e in buona parte ci stanno riconoscendo degli aumenti contenuti. Piero Maccanti, direttore dell'Asso Conciatori, è Santa Croce sull'Arno. Come sempre qua a linea pelle, la qualità è del distretto industriale Santa Croce sull'Arno. Indubbiamente, la qualità e in modo particolare i contenuti della moda. Per cui le nostre aziende, che in questo ormai primeggiano nel mondo, in questa fiera che è la più importante a livello mondiale come fiera della pelle, quindi le nostre aziende sono presenti in massa.
E in massa è proprio anche la partecipazione, un grande riscontro di pubblico, addirittura più espositori e più visitatori. Sì, questo è vero, e in effetti oltre che a espositori, ma c'è anche un boom di visitatori, e quello che è importante sono visitatori che molto interessati agli articoli, motivati nel selezionare gli articoli che intendono poi lavorare, e una clientela che sembra sentire già il prurito di un futuro indubbiamente più interessante e più motivante, per cui quest'area di ripresa in qualche modo si avverte nella nostra clientela. Daniele Salassa, il responsabile commerciale Italia della Conceria Superiore di Santa Croce sull'Arno. Come sempre al top della gamma del pellame e della moda. Certamente, siamo sempre qui a offrire ai nostri clienti il meglio del meglio. Quindi si parla sempre di grezzo francese, di prime scelte di Francia, quindi è un pellame ricercatissimo, soprattutto in questo periodo, che però noi abbiamo la fortuna di avere e abbiamo la fortuna di utilizzare per fare i nostri pellami utilizzati dai migliori brand al mondo. I brand al mondo che abbiamo visto proprio qui vicino a te fino a poco tempo fa. Come sta andando questa edizione di Linea Pelle? Ma sta andando benissimo, anzi ogni anno vediamo un incremento di persone. Oltre ai nostri classici clienti abbiamo il piacere di lavorare sempre anche con nuovi stilisti e con nuovi personaggi all'interno della moda, con cui cerchiamo anche di sviluppare articoli che siano sia classici ma anche fashion, quindi stiamo molto attenti anche alle esigenze del mercato della moda. Fra tutte le bellissime pelli qui esposte, quale vorresti presentare al grande pubblico? Ma vorrei farvi vedere in particolare un articolo che si chiama Premium. Noi facciamo in solo due o tre colori per un mercato di nicchia, soprattutto per i brand che vogliono una prima linea e una borsa assolutamente esclusiva. È un vitello molto naturale, è un vitello che quindi, essendo naturale, richiede una selezione altissima e ha uno spessore di 1,7 e 1,9 e si classifica tra i vitelli più utilizzati per le borse di altissimo lusso. Giuseppe Volpi è il presidente dei conciatori di Ponte Egola, ma è anche un imprenditore. Come è andata questa edizione di Linea Pelle? Direi veramente molto bene, con grandissimo interesse da parte di tutti i visitatori che si sono ripresentati in grande numero, soprattutto dall'estremo oriente. Una presenza forte dei clienti asiatici, cinesi, giapponesi, coreani, veramente molto interessante per tutti. Te sei dentro, fra virgolette, le istituzioni, rappresentando appunto tutta la categoria. Il futuro dei conciatori del distretto industriale di Santa Croce qual è? È un futuro sicuramente difficile e particolare, con le situazioni economiche che ci stanno intorno a livello di nazione, a livello di Unione Europea. Però la nostra continua ricerca della qualità e nella moda sicuramente daranno dei frutti importanti nei prossimi anni. Giuseppe, un'attenzione grande è per l'ambiente, questo lo possiamo dire a voce alta. Ah, certamente, le nostre aziende depurano, trattano tutto quello che possono in maniera da rispettare integralmente l'ambiente. Siamo oramai da anni i primi a sostenere che dobbiamo sì produrre, ma rispettando l'ambiente e continuando ad innovare e a modificare qualsiasi ciclo produttivo in modo da avere un minor impatto ambientale possibile.
E torniamo appunto invece sul palco di Linea Pelle. Cosa hai presentato in questa collezione 2014-2015? Nuovi colori, nuovi articoli, soprattutto colori, perché spero che ci sia una maggiore attenzione verso alcune caratteristiche della nostra tipologia produttiva, la concia al vegetale. La concia al vegetale, che è sicuramente più vicina alle problematiche ambientali, ha anche delle caratteristiche tattili e organolettiche sicuramente diverse da quelle di altri tipi di pellame. Credo che avranno comunque successo. Maurizio Alfano, titolare della conceria Tiber di Castelfranco di Sotto. Cosa avete proposto in questa edizione di Linea Pelle? Beh, abbiamo fatto un po' di articoli, insomma, diciamo vintage, sono tutte spalle al vegetale, per la cintura, articoli slavati, cerosi, stropicciati, insomma, sempre diciamo per la cintura e per borsetteria. Ti abbiamo visto all'opera sempre anche con clientela straniera. Tanti lavorano e forse l'export tiene in su le concerie? Sì, diciamo c'erano tantissimi nordamericani questa stagione, ho visto tanti giapponesi, insomma diciamo gli italiani un po' di meno, però dall'estero sono di abbastanza, sì. Quindi una edizione questa di ottobre 2013 di Linea Pelle molto positiva, possiamo dire. Positivissima, sono estremamente contenti. Il futuro della conceria italiana, appunto abbiamo visto anche le cose particolari appese, cosa c'era? Diciamo abbiamo un designer che ci fa delle cinture un po' particolari, diciamo che ultimamente ci stiamo provando a fare nuovi procedimenti per quanto riguarda la pelle, ci sono alcune nuove tecniche che magari non stiamo qui a svelare, però insomma ci sono delle cose interessanti. E nel nostro spazio televisivo qui alla Fiera di Bologna per questa edizione di Linea Pelle ottobre 2013 andiamo a trovare Barbara Ricchi, ovvero presidente e amministratore unico di My Vintage Academy. Cos'è questa nuova iniziativa che hai portato qua a Bologna? È una nuova iniziativa, è un archivio trentennale di un'azienda chiamata Giorgiolinea che ha lavorato per i migliori marchi del mondo. E vedendo la necessità per questi nuovi dilettanti stilisti e non, ha cercato di mettere il passato nel presente, cioè nella tecnologia. Fare ricerca oggi è possibile farla anche online tramite il sito myvintageacademy.com. Dalla tua ispirazione potrai vedere esemplari che sono stati già fatti per prendere un dettaglio, un'ispirazione che porti poi al nuovo filo conduttore per la prossima collezione. Barbara, fra le varie didascalie mi è rimasta impressa questa. Qualifica il tuo profilo un nuovo modo di fare didattica. Sì, nuovo modo di fare didattica. Mancano profili oggi, mancano le mani che lavorano. L'artigianato è la nostra madre, è l'Italia, è il nostro successo. Quindi la creatività deve continuare. Continuare vuol dire che ci vogliono esperienze, 30 anni di esperienza vogliono dire poter anche avere un know-how giusto per far imparare i nuovi professionisti. E questi nuovi professionisti. Barbara, questi nuovi professionisti cosa devono fare per mettersi in contatto con te? Basta ci contattino, possono venire nella nostra azienda, possono percorrere varie strade che vi verranno spiegate solamente all'interno dell'azienda, possono essere giornate intere solo per la visita ad un archivio, giornate dove viene fatto vedere la costruzione di un prodotto a partire dalla modelleria, dal disegno fino al prodotto finito e percorsi anche settimanali, parliamo per studenti stranieri, dove c'è un impegno da parte nostra di far visitare il mondo della materia prima che è la pelle, l'accessorio e il prodotto finito. Ed è proprio per questo che siamo qui dietro le scritte, che abbiamo Linea Pelle, ovvero la trasmissione ufficiale di questa edizione. Ma soprattutto volevo concludere
perché te hai fatto un grandissimo evento a gennaio e lo possiamo vedere sul tuo bellissimo sito. Sì, sul mio sito potrete vedere un evento dove il direttore artistico è stato Felice Limosani e potrete vederlo su www.myvintageacademy.com o altrimenti su Facebook My Vintage Academy. Fra i più importanti gruppi conciari non poteva mancare la nostra visita a Piero Rosati, ovvero gruppo Incas, un gruppo molto importante anche perché qui la qualità è al top. Sì, effettivamente sono onorato, mi sento un imbarazzo di questa presentazione. In ogni caso il nostro punto di forza e la nostra determinazione è tutta orientata verso la qualità e la soddisfazione del cliente. I nostri prodotti si vendono perché raggiungono una qualità estrema. Il nostro punto di forza, sembra un paradosso continuare a dirlo, però è il nostro articolo più vecchio e da noi ovviamente rielaborato e costruito di volta in volta. Vi faccio vedere, mi fa piacere farvi vedere questo tipo di scarpe con questa naturalezza, questa trasparenza, un prodotto artigianale che viene fuori da una pelle semplicissima, conciata al vegetale e molto naturale. Insomma, qui si capisce cosa viene fuori da questa pelle, una scarpa del genere. È il nostro punto di forza. Come si fa a raggiungere una qualità del genere? Abbiamo una quantità e una qualità del pellame incredibile, che si riesce a raggiungere grazie alle innumerevoli selezioni che vengono fatte. Per trovare una pelle del genere noi facciamo qualcosa come 65 selezioni. Quindi, quando si parla di qualità del distretto industriale, soprattutto anche della tua azienda, non è che sbagliamo, cioè proprio l'eccellenza, sto parlando proprio di eccellenza qui. Esatto, una vera e propria eccellenza, e il nostro punto di forza è quello che ci permetterà di traghettare questa crisi e di puntare al futuro, perché poi in Italia dobbiamo fare qualità, sappiamo fare qualità, dobbiamo investire sulla qualità. E la qualità che viene comunque premiata dai grandi aziende, dai grandi marchi della moda mondiale. Esatto, questo tipo di pellame va a finire nelle più grandi boutique del mondo, nelle capitali della moda, e tutte le firme hanno bisogno della nostra produzione, della nostra capacità, dei nostri servizi. Hospitality Lounge, questa è la novità di questa edizione di Linea Pelle. Sono con la coordinatrice della logistica, ovvero Sonia Menichetti. Una grande lounge serviva a questo spazio di ospitalità. Ma sì, questo è uno spazio voluto dagli organizzatori per questa edizione del 2013, un'area riservata ad un pubblico internazionale. Infatti sono invitati più paesi del mondo, da Russia, Turchia, Giappone, Brasile, Corea, Polonia. Questi sono i paesi e gli ospiti invitati a partecipare
in questo spazio riservato e dedicato a varie attività. Uno spazio dedicato anche alle eccellenze italiane, ovvero anche le questioni alimentari. Sì, è vero, ci sono delle presenze forti in ambito di eccellenze alimentari, sia del food che del beverage, tra cantine vinicole e prelibatezze culinarie locali. Abbiamo dato anche un taglio sweet, abbiamo inserito anche un'azienda che produce dolci per poter allietare i nostri ospiti anche con varie proposte di palato. Voglio fare un particolare ringraziamento ad alcuni partner che hanno dato un proprio contributo d'immagine e stilistico nel prendere parte a questo progetto di lounge, in particolare l'azienda Leucos, che da moltissimi anni, è un'azienda storica, produce lampade di design di grande impatto estetico e di grande tecnologia. Oggi è il primo giorno di Linea Pelle, edizione ottobre 2013, ma è anche il giorno del tuo compleanno. Oddio, che brutta sorpresa, ma veramente non me lo ricordavo, comunque dicono di sì. Tanti auguri. Grazie. E termine anche questo speciale prodotto dalla DM News di Santa Croce sull'Arno. Un caro ringraziamento all'operatore Gino Di Salvio, ma soprattutto anche alla regia di Daniele Papini. Da Maurizio Zini è veramente tutto, il nostro appuntamento è per la prossima edizione, ovvero 11-13 marzo 2014.